dopo la radiazione di corpo nero e l'effetto fotoelettrico, l'effetto Compton è il terzo fenomeno fisico che dimostra l'incapacità della fisica classica di spiegare correttamente i fenomeni di interazione tra la radiazione elettromagnetica e la materia e che costringe a introdurre dei concetti quantistici, cioè la quantizzazione di alcune grandezze fisiche. In particolare porta a quantizzare la radiazione elettromagnetica mostrando che la luce è composta di particelle, i fotoni, che hanno caratteristiche non solo ondulatorie, quindi frequenza e lunghezza d'onda, ma anche corpuscolari, hanno energia legata alla frequenza, dalla relazione scoperta da Planck e poi formalizzata da Einstein E uguale a HF, e hanno anche l'impulso, cioè la quantità di moto, data dall'energia diviso C, HF diviso C. L'effetto Compton è successivo agli altri due, quindi alla radiazione di corpo nero e all'effetto fotoelettrico, che invece risalivano ai primissimi anni del 1900. Il Compton è del 1922. Ormai la fisica classica era già entrata in crisi da molti anni e piano piano stava uscendo dalla crisi con la formulazione della meccanica quantistica, che verrà completata tra il 1925 e il 1930. L'effetto Compton consiste in radiazione elettromagnetica X, quindi raggi X, mandati contro un bersaglio di grafite. Questi raggi X estraggono elettroni atomici dal materiale, tipicamente gli elettroni degli orbitali atomici più esterni, quelli che sono legati più debolmente. Qui vediamo la radiazione X che colpisce un elettrone di un atomo di grafite e lo estrae dal materiale. La radiazione X riemerge dopo l'urto, avendo cambiato la sua lunghezza d'onda. Riemerge con una lunghezza d'onda più lunga, come si vede infatti in questa figura, la lunghezza d'onda è aumentata, cioè la frequenza è diminuita, quindi la radiazione X riemerge un po' meno dura, cioè con un po' minore la sua frequenza. Compton scoprì sperimentalmente questa formula che rappresenta lo shift in lunghezza d'onda, cioè di quanto aumenta la lunghezza d'onda dopo l'urto. Lambda primo meno lambda sarebbe l'aumento di lunghezza d'onda. E vide che dipendeva dall'angolo di diffusione, cioè dall'angolo di scattering, come si dice. Scattering vuol dire urto. Questo è il grafico di questa funzione matematica in funzione dell'angolo. In particolare, ad angolo θ uguale a 0 corrisponde un passaggio dell'onda elettromagnetica inalterata. Non c'è shift di lunghezza d'onda e in pratica non c'è neanche l'urto, semplicemente la radiazione elettromagnetica attraversa il materiale senza cedere la sua energia agli elettroni. Quando invece la radiazione emerge a un certo angolo θ, la sua lunghezza d'onda è più lunga rispetto alla radiazione incidente e questo avviene soprattutto quando la radiazione torna indietro ad un angolo pi greco 180 gradi, come rappresentato in questo disegno. Qui abbiamo la radiazione incidente di piccola lunghezza d'onda, quindi grande frequenza, urta l'elettrone viene espulso e la radiazione torna indietro a 180 gradi, quindi è uno scattering all'indietro e si vede che la radiazione ha perso molta energia, infatti la sua lunghezza d'onda è più lunga, lambda primo maggiore di lambda, quindi ha perso frequenza. Poi andando oltre l'angolo di 180 gradi, per esempio un fotone che incide e torna indietro a questo angolo qua o a quest'altro, ecco, questa situazione corrisponde a uno shift in lunghezza d'onda che piano piano ritorna a zero. Infatti la situazione presenta simmetria rispetto all'angolo di 180 gradi, cioè il fotone che rimbalza così o rimbalza in quest'altro modo sono due situazioni perfettamente equivalenti. La cosa importante è che l'effetto Compton non è spiegabile dalla fisica classica, che non interpreta il fenomeno Compton come urto, dal momento che la radiazione elettromagnetica in fisica classica non è composta di particelle, non è composta di fotoni, ma è un'onda elettromagnetica, cioè un campo elettrico e magnetico oscillanti. Secondo la fisica classica, la radiazione non dovrebbe cambiare la lunghezza d'onda, cioè dovrebbe riemergere dal materiale con la stessa lunghezza d'onda con cui incideva. Questo perché gli elettroni del materiale verrebbero forzati a oscillare alla stessa frequenza dell'onda incidente e a loro volta emetterebbero delle onde
elettromagnetiche della stessa frequenza con cui sono costretti a oscillare, quindi della stessa frequenza dell'onda incidente. Emetterebbero in tutte le direzioni questa radiazione elettromagnetica diffusa della stessa lunghezza d'onda e frequenza di quell'incidente. Invece, nella fisica quantistica, l'effetto Compton si interpreta, come abbiamo detto, attraverso lo scattering, cioè l'urto tra particelle. Questo perché la radiazione è quantizzata in fotoni. Ciascun fotone urta con un urto elastico, cioè uno scattering, con un elettrone atomico. Fotone, elettrone, fotone, elettrone. Questo è il fotone incidente e questo è l'elettrone fermo. Questo è il fotone diffuso, questo qua, e questo è lo stesso elettrone di prima che è stato espulso dal materiale. Gli elettroni possono essere considerati fermi e liberi, cioè senza energia di legame. Infatti sappiamo che l'energia di legame degli elettroni atomici, quelli legati più debolmente, è di qualche electron volt, quindi è trascurabile rispetto all'energia dei fotoni X incidenti, che superano invece i 10.000 electron volt. Infatti, per esempio, Compton nell'esperimento originale inviò raggi X di lunghezza d'onda 0,7 angstrom. Un angstrom è 10 alla meno 10 metri, cioè un decimo di nanometro. E se dalla lunghezza d'onda andiamo a calcolare la frequenza con la formula C su lambda e poi dalla frequenza moltiplicando per la costante di Planck andiamo a calcolare l'energia dei fotoni, otteniamo un'energia di circa 18 keV, che è un valore molto maggiore dei pochi electron volt che rappresentano l'energia di legame di questi elettroni. Lo scattering Compton e questa formula che lo descrive si spiegano perfettamente facendo conservare l'energia e l'impulso nell'urto relativistico tra una particella, il fotone, e un'altra particella, l'elettrone. Allora si capisce che il fotone che emerge, il fotone diffuso, dopo l'urto deve avere una lunghezza d'onda maggiore. Infatti una maggiore lunghezza d'onda corrisponde a una minore frequenza e quindi una minore energia HF. Cioè il fotone nell'urto perde una parte della sua energia. È logico perché quella parte di energia l'ha ceduta all'elettrone e quell'energia ceduta la ritroviamo praticamente tutta sotto forma di energia cinetica dell'elettrone estratto. Quasi tutta come energia cinetica perché l'energia di legame era trascurabile e l'elettrone era praticamente fermo. Quindi riassumendo, il fotone nell'urto cede una parte della sua energia all'elettrone che la riceve come energia cinetica e per la conservazione dell'energia e dell'impulso, essendo l'urto perfettamente elastico, il fotone perde una parte della sua energia e quindi emerge con minore frequenza, perché l'energia sappiamo che per i fotoni è proporzionale alla frequenza, E uguale a HF.